Bentornati amici di Teleprima, siamo sempre qui al Palavignola per Golden Tulip Volalto 2.0 Casetta, Corato Olimpia, Teodora Ravenna, quarta giornata della pool promozione, 2-1 e 7 a favore di Ravenna in questo pomeriggio di domenica. Abbiamo visto praticamente una gara dalle mille emozioni, dai lunghi set per molti tratti particolarmente equilibrata, una novità. Questo quarto parziale, vediamo infatti Teresa Matuškova, chiamata da coach Bracci, e che si va a conquistare subito il primo punto della Volalto insieme a Laura. A Laura Frigo, con questo muro è proprio Laura Frigo poi ad andare al servizio. Ricordiamo quindi il sessetto attuale della Volalto: Matuškova, Repice, Dalia, Frigo, Cella. Belli. Ball per Ravenna. L'attacco proprio di Vera, di Teresa Matuškova, che conquista così il secondo punto della Volalto. La mossa importante quella di coach Bracci, Ernesto. Sì, una mossa importante anche perché permette a Perez di ricaricare le batterie dopo i primi 3-7, di vedere all'opera anche la nostra Matuškova, che non è stata nemmeno utilizzata nei primi 3-7, anche probabilmente per una condizione fisica non proprio ottimale. In questo quarto e decisivo set invece coach Bracci decide di schierarla dal primo minuto, e quindi sperando che possa essere, come detto bene te, la mossa decisiva per andare almeno al tie break. Agrifoglio dietro per Yaremis. Dalia e Matuškova si pestano i piedi, la palla non riesce ad essere difesa, ma Caserta ancora un punto di vantaggio al servizio, il secondo libero, la giovanissima Nui Calisei. Secondo punto di fila della Matuškova, siamo 4-2. E Matuškova va anche al servizio e ammiriamo il suo servizio in salto. Gioia al centro, ne riesce a passare perché il muro casertano non è piazzato nel migliore dei modi. Tra poco apprezzeremo, dopo il battuta in salto di Matuškova, anche quella in salto della numero 6 di Ravenna, Yaremis Mendaro. Quella di Yaremis fa più male perché regala il punto alla propria squadra, il break, che permette a Ravenna di acciuffare il pareggio a 4. Ancora Yaremis al servizio. L'opposto ospite piazza la seconda bomba di fila, che piega le mani del nostro ricettore, e Ravenna riesce anche a passare in vantaggio. Muro vincente di Ravenna. E siamo 6-4, Alessia. Ravenna gioca bene, Caserta sta sbagliando anche troppo. Sì, nuovamente una situazione di vantaggio per la Volalto, 4-2, come abbiamo descritto poco fa, ed ora si è a 4 invece per Ravenna, quindi c'è stato un capovolgimento di fronte, grazie ovviamente alle battute della numero 6, ma anche grazie a un po' di precisione di troppo. Ad inizio parziale l'esperienza di Matuškova stava dando i frutti sperati, e coach Bracci è obbligato a chiamare subito il time out, poiché
il momento è di difficoltà. 3 punti gap da recuperare già per la Volalto, che aveva iniziato, ripetiamo, questo parziale davvero molto bene. E... esattamente, diciamo, italianizzando un po' ciò che ha detto Ernesto, anche per gli amici di, ok, non si è sentito, per gli amici non campani, diciamo che è venuto un po' meno nei dettagli, ecco, anche se il napoletano rende meglio, ovviamente. Time out già terminato per le due squadre, nuova indicazione per coach Bracci, particolarmente nervoso e grintoso anche in questa fase del quarto parziale. Ancora Mendaro al servizio, vediamo a chi sarà destinato. Pronte Cella, pronte Ghilardi, ed è proprio per Capitan Cella. Out. Incredibile, non si riesce a fermare. Ci ricorda qualcuno già visto qui al Palavignola. Beh, è giusto fare dei propri punti di forza. I jolly su cui puntare nelle partite importanti come queste. Ci pensa l'attacco di Giulia Melli, sicuramente non al top, non come ci ha abituato. Fallo per Ravenna. Fallo di Gioli, che va a protestare con il primo arbitro Serena Salvati di Roma. Poverina, oggi partita particolarmente tosta e accesa per lei. Doppio lavoro. Giulia Melli al servizio, le indicazioni di coach Bracci, la carica per la sua battuta di tutta forza. E vittoria Repice di intelligenza e esperienza, va di nuovo a diminuire il gap. 8-6, meno 2 per acciuffare il pari. E chissà se vedendo Mendaro Giulia Melli non decida di emulare la sua avversaria, ma purtroppo sbaglia questo servizio. Come abbiamo detto anche nei parziali precedenti, manca proprio la continuità. Alla Volalto, quando riesce a fare bene nel break positivo, si toglie la felpa. Anche Linda Giugovac richiamata in panchina nuovamente per coach Bracci. Giulia Melli guarda la sfera ed è out. Ha ragione. 9-7, ancora meno 2 ed è proprio Giulia Melli a ricaricare le batterie. Linda Giugovac entra in campo e suona la carica per questo servizio di Caserta. Vittoria Repice parla con coach Bracci, che le dà le indicazioni rigorosamente dietro la cartellina, che anche noi non riusciamo a vedere essendo dalla parte opposta del Taraflex. Qualche difficoltà in difesa della numero 13, il solito attacco di Lucia Macchi, ed è Capita Cella che è di potenza costringe Lotti ad una ricezione imprecisa che va in out. Adesso, ora è il momento di scaldare questo braccio, di mettere il piede sull'acceleratore, conquistare il pari e volare via. Sì, adesso, anche perché non abbiamo alternative, ora non è più. Ravenna, ricordiamole, avanti di un set, siamo 2-1 per le ospiti che torneranno a casa comunque vada con un punto, quindi bisogna provare a conquistare almeno questo quarto parziale e poi giocarselo al tie break sul 9 pari, sull'attacco out della numero 17 Silvia Lotti. C'è anche il time out di coach Nello Caliendo. Come potete vedere anche dalle immagini, c'è un palazzetto che è caldissimo e che sta spingendo la Volalto 2.0 Caserta in questa delicatissima partita. Tantissimi tifosi presenti nella struttura casertana, ma bisogna regalare emozioni e soprattutto punti a questa gente, soprattutto a quei
tifosi che dal primo punto non hanno mai smesso di cantare per Capitancella e compagni. Si riprende con Repice al servizio, Lotti, Agrifoglio, money out di Gioli, che va anche a prendere palla e siamo sul 10-9 Ravenna. C'è la, c'è 10 pari, punto a punto. Va bene così per adesso. Iniziamo a giocare la pallavolo che sappiamo. Alziamo il muro, alziamo le percentuali di decezione e poi il resto lo faranno gli attaccanti. Yaremis, bomba in 6, dove Djukovac non può mai arrivare. Yaremis ha qualche piccolo problemino al piede e lo sta denunciando al suo allenatore. Ha sentito qualche fitta o al ginocchio o al polpaccio, non riusciamo a capire. Si riprende con il servizio della numero 9, la palleggiatrice Agrifoglio su Djukovac. La palla si ferma sulla rete, 11 pari. Alessia, anche la stessa Matuskova, dopo un primo, dopo i primi due punti, sta avendo comunque difficoltà nel passare in attacco, a dimostrazione che coach Bracci non a caso l'ha tenuta in panchina nei primi tre set. C'è anche una condizione fisica che probabilmente non è ancora delle ottimali. Sì, Ernesto, ovviamente poi merito anche delle avversarie. Vediamo qui Capitancella che va a chiedere spiegazioni. E si becca pure un'ammonizione. L'arbitro, spieghiamo cosa è successo. Il nostro allenatore, coach Marco Bracci, ha chiesto informazioni in modo molto animato al secondo arbitro, che ha fatto presente il tutto al primo arbitro, che ha cacciato il cartellino giallo dal taschino ammonendo coach Marco Bracci. Pochi secondi dopo è anche arrivato un monster block, così si chiamano in gergo questi muri di Ravenna, che ha due punti di vantaggio. Siamo 11-13. Matuskova, ce la siamo chiamati. Serve anche il suo braccio, serve anche la sua forza, serve anche la sua grinta e la sua esperienza. Non c'è più nulla da perdere. Siamo 13-12 con Frigo al servizio. Rocchi, Agrifoglio. Non riusciamo a fermare l'opposto ravennate. Dopo 4-7 non siamo ancora riusciti a trovare le misure alla numero 8, Yaremis. E al servizio ancora lei, il secondo libero, Nui Calisei. Palla su Djukovac, Dalia alza indietro per la Matuskova, che è senza muro. E quando è senza muro bisogna fare punto, e così è. Adesso è proprio lei, il nostro posto cieco, a passare la linea dei 9 metri, a recuperare palla e ad alzarla per questa battuta in salto. Buona la ricezione di Bacchi. Ed è buono anche l'attacco di Silvia Lotti, solamente toccato dal muro casertano. Non riusciamo a recuperare palla e tanto punto a punto, punto a punto. E siamo già arrivati a metà set con due punti ancora da recuperare alle ravennate. Al servizio c'è Yaremis, che prima ci ha fatto veramente male.
togliamola dal servizio, la togliamo subito dal servizio, grazie a Djokovac. Punto a punto, grandissimo equilibrio, ma adesso Alessia serve qualcosina in più. Se la quinta marcia non serve, bisogna mettere la sesta. Assolutamente, trovare soluzioni alternative, essere versatili, essere imprevedibili, essere precise. Abbiamo visto questo bel punto di Linda Djokovac, che va anche lei al servizio, aiutata. È molto brava, perché è anche molto difficile un servizio a fil di rete. Beh, ancora Ravenna a conquistare il punto, ma a conquistare soprattutto il più 2. 16-14 Collotti al servizio, vediamo anche molto nervosismo in campo da parte delle due squadre. Buona difesa di Alessia Ghilardi, che non viene però supportata da alcuna compagna, quindi la sfera si perde poi nella parte in fondo del Taraflex, quella rosa scuro. Ancora Lotti al servizio, 17-14. Ravenna prende sempre più piede, Ludovica Dalia per vittoria Repice, diagonale vincente. E si riaccorcia, ancora punto a punto, 17-15. Al servizio vittoria Repice, altra possibilità importante per riconquistare il pari, meno 2, 17-15 ricordiamo il punteggio. Difesa del libero ed ancora un attacco intelligente da parte della numero 1 Lucia Bacchi, che vede le mani di Ludovica Dalia e lascia che il muro spedisca la sfera direttamente in out. Gioli al servizio, ancora un allungo delle ospiti, 18-15. La difesa di Capitancella e Matushkova va a punto, ma soprattutto fa passare questa palla tra le mani del muro di Ravenna. Parlano tra di loro le ospiti mentre al servizio per Caserta va Ludovica Dalia. Un attimo di break per l'asciugatura del Taraflex, sono passate le preziosissime ragazzine che aiutano la Volalto proprio in questa operazione. Si lancia in ricezione la numero 13 ed il muro rosa-nero ancora una volta spedisce la palla in out. C'è qualcosa che non va, Ernesto, in difesa del muro, non delle geometrie della Volalto. Alessia, c'è una base della pallavolo che si chiama correlazione muro-difesa. Il nostro muro non riesce ad essere incisivo. Non so quanti muri abbiamo fatti questo quarto parziale, ma penso ben pochi. A differenza di Ravenna, che invece proprio con quei muri sta riuscendo a fare la differenza, con quei punti appena due, attenzione, però non riusciamo a nemmeno a ridurre il gap fino a questo momento. Iaremis adesso riesce solamente a toccare il muro, proviamo a riaprirla questa partita. Agrifoglio, Iaremis, ancora lei, buona questa difesa di Caserta, palla per Matushkova, c'è anche invasione, quando alziamo il muro poi la differenza si vede. Siamo 18-19 e Caserta prova a rimetterla sui binari giusti questo quarto parziale, speriamo anche la partita. Al servizio, dopo la sciogatura del campo, ci sarà il nostro capitano Elisa Cella. Buonissima questa difesa da parte di Dalia, se non andiamo errati. Rocchi alza per Bacchi, soltanto il mani del muro. Matushkova, gran bel pallonetto che però viene difeso. Iaremis
Ghilardi, Dalia, Matuskova. Buona ancora la difesa di Ravenna, ancora Yaremis, ancora Ravenna, Bacchi, nulla da fare. Dalia alza il 4 per Jugovac. Free ball, questa era una free ball da sfruttare al massimo, e invece Yaremis va a conquistare un punto. Tra le urla di coach Marco Bracci, che vorrebbe mangiarsi a morsi le proprie atlete, perché questa era l'occasione del pareggio e invece è l'occasione del 20-18 Ravenna. Al servizio c'era numero 1 Bacchi. Jugovac, Dalia, primo tempo di Frigo, c'è anche l'invasione, siamo 20-19. Yaremis, palla out. Alessia, punto a punto, ma quel break che ci serve per ora non ne arriva. Esattamente, l'abbiamo detto anche nei precedenti parziali, anche se in questo il resto è molto più importante, perché conduce Ravenna per 2-7-1, ricordiamolo, quindi è fondamentale conquistare questo set per proseguire il match. Si sta sbagliando troppo. Sono 3 i punti di stacco adesso tra Ravenna e Caserta, 22-19. Nuovamente ora un bel più. Qualche secondo per rifiatare e per asciugare il Taraflex. E time out di coach Bracci, che molto probabilmente, come hai detto tu precedentemente, mangerà a morsi le ragazze del Lavolalto. Sta spiegando ciò che non va. A colloquio con le sue ragazze, ovviamente leggermente più sereno coach Nello Caliendo, anche se la tensione, come abbiamo detto anche precedentemente in campo, tra tutte le ragazze, anche le panchine, anche coach, è veramente altissima ed è percepibile. Vittoria Repice voleva già entrare in campo ma non aveva ascoltato il fischio dell'arbitro. Qualche sorriso per il misunderstanding, ovviamente. E Calisei, la giovane talentuosa numero 10 di Ravenna, al servizio. Vediamo a chi sarà indirizzato. Capitan Cella, Ludovica Dalia chiama in causa Linda Jugovac. Buona difesa di Ravenna. Ancora lei, Mendaro, che con il suo attacco preoccupa la Volalto. Risponde Linda Jugovac, ma ancora difesa di Ravenna. Ancora muro questa volta di Mendaro, onnipresente e precisissima dal secondo parziale. E poi della Volalto a spuntarla e a conquistare un importantissimo 22-20. Importantissimo perché regalare punto a Ravenna avrebbe voluto dire dare chance della volata finale. Servizio a favore con Teresa Matuskova, ultima arrivata in casa Volalto. Ernesto ci suggerisce che ace, vediamo, non ace. Attacco di Ravenna, qualche difficoltà, bella bloccato dal muro di Caserta, che è out. E qui Lotti ha mandato a comprare il sale al secondo arbitro, che forse non ha visto, non ha sentito, non si sa, non credo sia concesso, però e c'è, esatto, un po' di cartellino, è giusto. Esatto, era palese, io l'ho vista di spalle, quindi non volevo fare la spia, ma tanto non mi ascoltano.
è giusto essere equilibrati poi anche nelle ammonizioni nei cartellini. Ancora una buona ricezione di Bacchi e ancora un attacco vincente con difesa errata della Volalto 2.0. Tallone d'Achille, difesa, difesa e ancora difesa. Cambio Melli Giugovac, chiamato da coach Bracci. Ed ancora Mendaro al servizio. Diciamo ciò che non si vorrebbe in un finale di set dove si sta perdendo di due punti. Ottima ricezione di Alessia Ghilardi, che ha messo, preso le misure a questa giocatrice davvero eccezionale. E l'attacco di Ravenna è buono e in. Spegne nella parte rosa chiaro del Taraflex. Palla match di Mendaro. E qui è l'ultima chance per annullare questa palla set, per provare a ribaltare questo parziale. Forza Caserta, lo diciamo noi insieme al nostro speaker Giulia Melli al servizio. 4-22. Ci va morbida Giulia Melli sul libero, il numero 13. Attacco murato benissimo dalla Golden Tulip. Ci prova di potenza e purtroppo una grande disattenzione, un misunderstanding. L'imprecisione della Volalto regala il 25esimo punto per Ravenna e soprattutto regala la gara proprio alle avversarie. C'è grande rammarico, c'è grande amarezza, anche perché per quanto visto in campo era giusto andare anche al quinto set, Ernesto, ma purtroppo gli errori in difesa, soprattutto in questo quarto set, hanno fatto la differenza, oltre alla grande esperienza degli avversari. Alessio, penso che al di là di tutto ci sia qualche problema, perché perdere la terza partita per 3-1, una squadra del genere non può permetterselo, non può permetterselo nei confronti di una società che ha fatto un investimento importante, nei confronti della storia, delle nostre atlete che in alcune di loro hanno giocato per anni in Serie A1, quindi nella massima categoria nazionale, e fare due punti in quattro partite in una pur promozione che invece doveva vederci protagonisti significa che qualcosa non va. È vero, si è parlato di una preparazione fisica che mira alla seconda fase, o meglio ai playoff a questo punto, però ci sono alcune brutte figure, perché questa comunque è una brutta figura davanti a un pubblico importante questa sera alla Pallavignola. Sono brutte figure che paghi, perché toglie entusiasmo, quell'entusiasmo che si è venuto a creare dopo le ultime vittorie casalinghe. Si doveva servire, cioè serviva un riscatto dopo le due batoste esterne. Si pensava che fosse una questione di campo, si pensava che fosse una questione di testa, perché magari stavamo fuori, lontana dai nostri tifosi, lontana da casa, ed invece anche in casa arriva una batosta forse ancora più dura di quelle avute contro Perugia e Marignano. Purtroppo non possiamo fare altro che guardare la classifica e dire che a questo punto il primo posto è impossibile. Bisognerà guardare ai playoff, quindi alla terza fase di questo campionato, ma bisogna fare qualcosina in più, perché così, con queste condizioni, con questo gioco soprattutto, non si va da nessuna parte. Esattamente, adesso, anche perché si dà anche un segnale negativo poi alle avversarie, poiché la Volalto ha ben altro talento, ha ben altre ambizioni e non deve essere assolutamente accreditata poi come la squadra che si riesce a battere, la squadra da battere. Quindi assolutamente, poi soprattutto bisogna fare del Pallavignola un fortino con il pubblico amico, con
con tutti i vantaggi di giocare nella propria città, ovviamente, senza affrontare le fatiche della trasferta. Sappiamo che stiamo parlando di una pool promozione, sappiamo che stiamo parlando di avversarie più che di rispetto accreditate dalla grandissima esperienza, dove ogni gara è una gara a sé. Non ci sono partite facili, ci sono tutte partite da vivere e da combattere, ma assolutamente vogliamo un'altra volalto in questa pool promozione, vogliamo un'altra volalto nelle prossime partite. Ci lavorerà coach Bracci in settimana, anche perché ovviamente nel girone di ritorno di questa pool promozione avremo la possibilità di giocare ben due gare consecutive in casa, quindi potremo sfruttare meglio il fattore campo, ma assolutamente c'è anche da togliersi tanti sassolini dalle scarpe poi nei ritorni di questi match. Non sempre la Volalto ha ricevuto anche dei trattamenti agevoli. Noi siamo sempre accomodanti quando vengono le squadre qui, anche quando cercano di ucciderci con le battute, scherzi a parte. Ovviamente anche il tabellino del nostro Scatman parla chiarissimo. E ovviamente lo analizzeremo poi nella puntata di mercoledì di Volalto 2.0 Time. Ernesto, c'è solo da lavorare in settimana? Abbiamo individuato un po' quali sono i problemi di questa Volalto. Sorridevo perché ci sono scene di ballo davanti a noi da parte ovviamente di una Ravenna sicuramente più rilassata. Non ci resta che mandare l'appuntamento ai nostri telespettatori in settimana con gli appuntamenti standard su Teleprima, quindi con le repliche della visione della partita, con Volalto 2.0 Time. Seguiteci anche sui social per sapere tutto ciò che accade in casa Volalto 2.0. Ci rivediamo poi ovviamente anche qui al Palavignola e ci aspettiamo, Ernesto, una Volalto diversa. Io ringrazio anche te ovviamente. Alessio, siamo obbligati a credere che questa squadra può fare e deve fare qualcosa in più. Le ultime tre partite forse ci hanno mostrato la peggiore Volalto di questa stagione. Diciamo che adesso vogliamo la vera Volalto, quella che ci ha fatto sognare nella prima fase e che vogliamo vedere anche questa seconda. Non ci resta che salutare anche i nostri amici di Teleprima. Io ringrazio te, Alessia Bartiromo, e diamo appuntamento a mercoledì per Volalto 2.0 Time e alla prossima settimana per la gara della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Buonasera a tutti.